Buonasera a tutti, sono Ivano e sono qui per la consueta rubrica di Parole in Libertà. E questa volta tratterò più di un argomento e vorrei cominciare non da quello che è il più importante, ma da una cosa che vi avevo detto un po' di tempo fa, e cioè che l'Arabia Saudita all'ONU è stata nominata presidente della Commissione per i diritti umani. Riyadh, che difende i diritti umani, è già una barzelletta di per sé. Infatti, sotto il regno islamico non è previsto il riconoscimento di diritti umani. Le decapitazioni hanno raggiunto numeri tali che non bastano più i boia a libro paga dello Stato. Un ragazzo è appena stato condannato alla crocifissione. Le riviste che mettono in copertina Papa Francesco vengono bandite dal paese. La libertà religiosa non esiste. Quella di espressione è negata. I migranti vengono sfruttati in modo disumano, le donne oppresse, e per quanto riguarda gli omosessuali, meglio non parlarne. Mi piacerebbe certi nostrani andare a fare le loro battaglie in Arabia Saudita. Mi piace vedere che cosa gli succede. Eppure, nonostante questo, Riyadh si sente in grado di consegnare patenti di moralità a tutti i costi, con il sostegno degli Stati Uniti, del Qatar e di tanti paesi europei. Vorrebbe condannare con forza tutti gli attacchi contro l'opposizione moderata siriana e invocare la loro cessazione immediata, dal momento che simili attacchi favoriscono il cosiddetto Stato Islamico e altri gruppi terroristici come il fronte al-Nusra. Gli uomini di Re Salman forse sono confusi e hanno dimenticato che l'opposizione moderata, la cosiddetta opposizione moderata, cioè sostenuta anche dagli Stati Uniti, non solo non ha bisogno di essere sbaragliata dai raid aerei, a quello ci pensa già Al-Qaeda, ma in molte parti del paese si è già unita e combatte gomito a gomito con quel fronte al-Nusra di cui Riyadh teme il rafforzamento. Inoltre non ricordano neanche che molte fazioni di ribelli si sono dissociate pubblicamente dall'America difendendo Al-Qaeda nel momento in cui i droni hanno bombardato al-Nusra. Gli stessi principi sauditi che criticano chi favorisce gruppi terroristi farebbero anche meglio a ricontrollare il flusso di denaro che esce dalle loro casse per finanziare diverse formazioni jihadiste. L'Arabia Saudita, infatti, insieme alla Turchia e al Qatar, altro firmatario di questa mozione umanitaria, ha ammesso di stipendiare e armare Yazid al-Fatah, ovvero l'esercito di conquista composto da un nutrito gruppo di terroristi islamici, tra cui appunto anche le milizie al-Nusra, che nel nord della Siria si è già impossessato di Idlib. Il modo migliore di tutti per rafforzare lo Stato islamico e infine combattere il regime di Bashar al-Assad. E proprio questo è l'obiettivo che Riyadh persegue da 4 anni. E che cosa dire poi dell'intervento della monarchia in Yemen, che per distruggere i ribelli sciiti Houthi ha fatto oltre 2.000 vittime civili con bombardamenti a tappeto, consentendo ad Al-Qaeda di conquistare la quasi totalità di Aden, che è la seconda città più importante del paese. Ricordo che stiamo parlando di una commissione ONU per i diritti umani. Non vi viene il dubbio che all'ONU c'è qualcosa che non quadra? Cioè,
Non si possono fare sti numeri, eppure non solo si fanno, ma magari scapperà fuori anche una mozione della Commissione per i diritti umani contro, non si capisce bene chi, visto che si sa benissimo chi arma in Siria coloro che combattono Assad, il quale, non dimentichiamolo, in ogni caso era colui che aveva, che permetteva la coabitazione di tante religioni in pace, di un benessere piuttosto importante, mentre i cosiddetti paesi con i soldi, tipo l'Arabia Saudita e il Qatar, al loro interno, rispetto ai diritti umani, sono praticamente a zero. Ma oggi proprio sta cambiando il mondo. E un'altra cosa di cui volevo parlarvi è una cosa che di cui abbiamo già parlato, cioè cosiddetti uteri in affitto. Morto un papa, se ne fa un altro. Sembrano aver seguito un ragionamento simile le cliniche che garantiscono ai ricchi occidentali bambini su misura, grazie allo sfruttamento degli uteri di povere donne. Così, dopo che l'India, il Nepal e la Thailandia hanno provato per proteggere le proprie donne dallo sfruttamento occidentale, le cliniche hanno trasferito baracche e burattini nella vicina Cambogia. La Cambogia ha tanti problemi, tra i quali non spicca quello della fertilità. Nonostante il paese sia una monarchia parlamentare, il governo di Hun Sen, che non si fa problemi a far sparare sulla folla quando ci sono manifestazioni, resta molto simile a un regime. I diritti umani più basilari non vengono rispettati. Le terre private possono essere espropriate in ogni momento. La giustizia non esiste. La ricchezza è concentrata nelle mani di pochi e fiorisce uno dei principali mercati per il traffico di bambini al mondo. Eppure in un solo anno, tra il 2014 e il 2015, hanno aperto nella capitale Phnom Penh tra i 15 e i 20 centri che offrono il servizio dell'utero in affitto. Alcune cliniche sono americane, altre thailandesi, tutte desiderose di sfruttare la povertà del paese. In teoria in Cambogia l'utero in affitto è illegale, ma siccome non c'è una legge specifica a proibirlo, il business della maternità surrogata prospera e i centri hanno code di centinaia di acquirenti. Finora solo 3 bambini sono stati concepiti alla Fertility Clinic of Cambodia, ma ancora nessuno è nato. Le donne, in teoria, prestano il loro utero gratis, in modo altruistico, anche se il direttore Sanmang spiega al Bangkok Post: non sono previsti pagamenti, però non posso escludere che ci sia un giro di soldi a mia insaputa. La legislazione incerta ha portato anche molte donne thailandesi a superare il confine, farsi inseminare in Cambogia per poi tornare a partorire in Thailandia. La pratica, per quanto rischiosa, rassicura i clienti che conoscono gli standard di qualità thailandesi in fatto di maternità surrogata. Nessuno sa ancora però come reagirà il governo cambogiano quando nasceranno i primi bambini. Sam Heveringham, che lavora al centro Families Through Surrogacy per aiutare famiglie e donne nella compravendita di uteri e bambini, non prevede niente di buono. Il governo potrebbe bloccare tutto, come successo in Nepal e Thailandia. C'è nell'aria un possibile disastro. Nella cultura cambogiana non c'è spazio per la comprensione della maternità surrogata. Quindi bisogna vedere che cosa succederà alla nascita dei primi bambini il prossimo anno, quando le coppie cercheranno di lasciare il paese con un figlio. Qualcuno deve però pur rompere il ghiaccio. Cioè, forse non ci stiamo accorgendo di cosa stiamo facendo. Come io penso non ci stiamo accorgendo di quello che sta accadendo anche in Italia.
è di ieri la sentenza della Corte Costituzionale che, a proposito della legge 40, che vietava la selezione degli embrioni, dice che in caso di malattie trasmissibili da parte dei genitori è possibile, laddove questo esista, è possibile fare una selezione degli embrioni, cioè vedere se l'embrione è sano o se l'embrione è malato. E fin qui va bene, dice qualcuno, ma se poi è malato cosa succede? Si elimina. Io credo che tutto questo che noi facciamo passare e viene fatto passare per qualcosa di positivo, perché impedisce che nascano bambini con malattie, di fatto, cioè siamo proprio fuori di testa, perché in Italia c'è purtroppo, dico io, una legge, che è la 194, quella sull'interruzione volontaria della gravidanza, che dice e che ammette l'aborto terapeutico, lo chiama così, quando diciamo l'accorgersi di un feto malformato o con dei problemi produce danni alla instabilità, chiamiamola così, psicologica o da un punto di vista di grave rischio di morte per la donna. Ripeto, la chiama aborto terapeutico, ma quello che è stato previsto adesso dalla Corte Costituzionale non è un aborto terapeutico, è un aborto che sceglie tra una cosa buona e una cosa cattiva, può scegliere tra eliminare una cosa cattiva e tenere una cosa buona. Questo qui si chiama aborto eugenetico, e l'aborto eugenetico in Italia è vietato dalla legge. Cioè, il problema non è che ci siano le leggi, il punto è che le leggi valgono a seconda di come un giudice, più giudici, lo interpretano. E penso che vi ricordiate come qualche, non molto tempo fa, un paio di settimane fa, il Consiglio di Stato disse che era vietata una cosa, che adesso sinceramente non mi ricordo più, ma sempre riguardo alla questione dei feti, e poiché questa sentenza era stata emessa, cioè c'era un giudice che era cattolico e per di più simpatizzante, diciamo così, delle sentinelle in piedi, è stato massacrato, pur essendoci stato un consiglio, cioè il giudizio non l'aveva dato un giudice, ma cinque giudici. Fin quanto si dice quello che va bene a chi dirige la barca, vari giornali e vari potentati, e i potentati, diciamo così, di questo tipo ce ne sono tanti, perché come abbiamo letto prima a proposito della Cambogia, cioè qui girano i quattrini, ne girano parecchi, ognuno fa quello che gli pare. Ma tutta questa cosa qui, cioè noi, quello che poiché diciamo che è buono, non ci accorgiamo di, non abbiamo nemmeno l'idea di tutto quello che può nascere. Bene, cosa può nascere? Su via, non siate bacchettoni, non mi direte che vi pare una cosa bizzarra che un uomo, sposato con una donna dalla quale ha avuto una figlia, decida di andarsene in giro in abiti femminili, con i tacchi a spillo, i collant e il tailleur. Ma cosa ci sarà di strano? Gli uomini cominciarono a usare i bottoni nel Medioevo, di solito cuciti sulla parte destra del vestito, potevano così sbottonarsi più facilmente con la mano sinistra, tenendo libera la destra per l'arma. Le donne, invece, usavano per i più i laccetti. Nella seconda metà dell'Ottocento, quando i bottoni si diffondono anche nel corredo femminile, viene sancita per consuetudine la differenza. Gli uomini con i bottoni a destra e la sovrapposizione della parte sinistra, le donne con i bottoni a sinistra.
una consuetudine che sottolinea le differenze, perché le differenze sono un valore, indicano sensibilità diverse, sguardi differenti sul mondo, modi unici di affrontare le situazioni. Pare invece che in nome di una libertà che è omologazione, non esistono più né uomini né donne, né padri né madri. Da più parti si stia lottando per una normalizzazione di qualsiasi tendenza sessuale, di qualsiasi stranezza. È di questi giorni un articolo sul Corriere e poi una trasmissione Rai dove veniva raccontata la storia di Stefano Ferri. Stefano, 50 anni, sposato da 15, una figlia di 7, imprenditore, da 13 anni si veste da donna. Negli anni 90 giocava con la moda, abiti eccentrici, pantaloni in raso, poi ha deciso di essere libero di sfoggiare il suo lato femminile. Visto che sua moglie ha festeggiato con lui 15 anni di matrimonio, viene da dire che gli vuole bene davvero, che di certo ci sarà lei a fare da mediatore fra le stranezze paterne, quella bambina che ha una madre e un padre di tacchi a spillo. Chissà se il suo crescere se ne gioverà. Lui sostiene che è una bambina speciale e che gli ha detto di amarlo anche in abiti femminili. Non ne dubitiamo. Il signor Stefano viene presentato in un programma TV e sereno, ora che ha vinto le sue paure, che si sente bene nei panni femminili, ma che continua a fare il padre. Don Mario, un sacerdote presente fra gli ospiti, un prete non si nega a nessuno d'altronde, sottolinea che la libertà è possibile in un paese che non è islamico. Non lo approva, ma trova che ciò che non dà fastidio agli altri è possibile. Ma rivendica la libertà anche di dissentire. Non è incisivo e su un suo commento sulle gambe da maschio tutto viene buttato in burletta. Prova anche a dire che ognuno dovrebbe accettarsi per quello che è, ma pare che la cosa non sia di alcun interesse. Lo psicologo Meluzzi afferma che la composizione dell'identità è di tutti. Ognuno di noi ha degli aspetti maschili e femminili, poi ci sono delle eccezioni, delle personalità multiple. Quindi il signor Stefano è statisticamente una anomalia, una stranezza, e come tale va guardato. Gli ospiti si agitano, la conduttrice dice che la normalità è pazzia e così via. La discussione degenera, riecco chiamato in causa le intolleranze nei confronti di chi è diverso. Una giornalista, scusandosi per essere forse un po' arretrata, confessa che qualche problema potrebbe averlo se suo marito decidesse di vestirsi da donna. Poi si inizia coi proclami. Meglio un uomo vestito da donna, marito amorevole, che un uomo macio che picchia la moglie. Paragone banale, ma funziona sempre. Meglio due omosessuali come padri che un padre stupratore, ma chi oserebbe dire una cosa diversa? Quello che il pubblico percepisce è una ammirazione nei confronti dell'imprenditore che si sente Stefania. Insomma, in nome di una libertà priva di responsabilità verso i propri cari, verso i propri figli, verso la società, in nome di una libertà che assomiglia più al fare ciò che si vuole, stiamo rinnegando e censurando come vecchio obsoleto qualsiasi cosa abbia un briciolo di buonsenso. Ecco allora che se qualcuno, vedendo un uomo in tailleur e tacchi a spillo passeggiare in città, si volta e strabuzza gli occhi, questo qualcuno è subito additato come bigotto, omofobo. Abbiamo dato il via alla stagione della normalizzazione. Qualsiasi devianza non è più da considerarsi tale, ma in nome della libertà normale, quindi il buon gusto, bandito. Che non vi venga in mente di dire che esistono gli uomini e le donne, grande invenzione di Dio, sia gli uni che le altre, che sono una ricchezza per l'umanità, perché sono meravigliosamente differenti, perché si completano, perché quando si amano il loro amore è una formula magica per l'educazione dei figli che li guardano vivere. No, cari miei, le categorie oggi sono cambiate. Lesbiche, gay, bisex, trans e ora anche C, cioè crossdresser, appunto, Stefano,
categoria di uomini che si sentano bene vestendosi da donna, senza per questo mettere in discussione il proprio orientamento sessuale. E a dire il vero ci sono anche liste molto più lunghe di modi di essere, ma ve le risparmio perché io sono un all'antica, per me ci sono uomini, donne e stranezze, tutti vanno rispettati. Mi interessano le loro storie, le loro umanità, ma io voglio la libertà di poter dire che questa era gender non solo non mi piace, ma fa e farà dei danni nella società di cui raccoglieremo frutti amari. E io di questo sono più che contento, convinto, cioè, più che convinto, perché stiamo andando verso quella direzione, cioè stiamo cominciando a dire per l'omologazione che tutto va bene, quindi tutto ciò che uno fa lo può fare se è possibile farlo, tutto è possibile farlo se si può fare. Poiché ci sono anche molti animalisti, molti che hanno queste idee, la mia domanda è: ma perché in natura, cioè dove non ci sono condizionamenti come dire, culturali, cioè dove gli animali non guardano la radio, la televisione, non leggono i giornali, quindi non possono essere influenzati dalle mode, cioè ancora funziona normale? Cioè, io credo che i nostri animalisti, i nostri naturalisti, tutte queste persone qui dovrebbero almeno farsela questa domanda. Ma non vorrei dire che, vorrei dire che non è sufficiente farsi la domanda, occorre anche darsi la risposta, perché sennò rimane tutto così, che va tutto bene, appunto, tutto va bene, ma noi d'altronde siamo talmente chiusi in noi stessi, cioè ce ne frega solo di noi stessi, che intanto raccogliamo quello che è possibile raccogliere noi, poi... E perché del domani non abbiamo la coscienza proprio, non sappiamo guardare lontano. E sicuramente chi non ha saputo guardare lontano è stata la Cina, la quale ha deciso la fine della politica del figlio unico, perché in questi paesi liberali e liberi come la Cina, cioè, lo Stato decide tutto, anche che si deve avere un solo figlio, come è stato fino a ieri. Tutte le coppie cinesi potranno avere due figli. Questo non avverrà subito, perché dopo 40 anni di repressione anche la cultura è cambiata, ma certo è una notizia positiva. Vogliamo solo ricordare la tragicità della legge del figlio unico, oltre al fatto, come ho detto, che non può essere lo Stato che decide che c'è un figlio unico. Come anche ammesso dal governo cinese, essa ha portato alla non nascita di 400 milioni di bambini abortiti e moltissime sono state le donne sterilizzate a forza. Questa politica ha prodotto un grave scompenso tra il numero degli uomini e quello delle donne, perché le bambine venivano in gran numero abortite e ha prodotto un veloce invecchiamento della popolazione. Quest'ultimo fatto è tra le cause della crisi attuale del sistema economico cinese, del collasso del sistema pensionistico e della futura mancanza di manodopera. Inoltre, molte famiglie non potranno, per ragioni economiche, perché l'unico figlio ormai è già grande, generare un altro figlio. E quindi questa revisione della legge, secondo molti analisti, potrebbe essere arrivata troppo tardi per ribaltare il futuro declino demografico della Cina, che ha oggi 1,18 bambini per donna. I governi cinesi sono storicamente responsabili di questo eccidio di bambini e di questa politica contro il popolo cinese, che ha molto sofferto per questa legge. Ma appunto, come dicevamo prima, è anche un problema di mentalità, perché dopo 40 anni
la mentalità del figlio unico, appunto, è diventata mentalità, cioè è diventato un modo di concepirsi. E questa è la cosa forse più complicata da... forse la cosa più complicata da estirpare. Però, poiché le cose brutte ci sono, ma la speranza e le cose belle, nonostante non vengano raccontate, ci sono, voglio dare delle notizie positive. Vittoria a Houston. I legislatori votanti a Houston hanno respinto la ordinanza sui bagni, Houston's Proposition Bathroom Ordinance, che sembra assurda, ma era vera. Cos'è successo? È il pomeriggio di mercoledì 4 novembre in Europa, quando finalmente, e dopo giornate di tensione, da Houston giunge la buona notizia. Il contatto radio fra i legislatori e il mondo reale è stato ripreso. Infatti, erano settimane che il mondo teneva il fiato sospeso. Le stesse preoccupazioni avevano investito qualche anno or sono l'intero Parlamento italiano. Nei bagni pubblici, incluse le scuole, si pensava di introdurre una stravagante innovazione. Non oso pensare quanto il grande Chesterton avrebbe riso e ironizzato su queste notizie. Il solo fatto che accadano e si debba parlarne rende onore al suo realismo e alla sua gioiosa polemica. Non siamo più costretti a difendere con le spade il semplice fatto che le foglie ingialliscono in autunno o che a primavera divengano verdi. Ora siamo costretti a difendere il diritto alla privacy nella toilette. La normativa che si voleva introdurre a Houston, parliamo del Texas, era l'obbligo di rispettare la fluida identità di genere sino al punto di consentire, o meglio di obbligare a rispettare, la decisione istintiva e volubile di studenti e avventori di locali. Infatti, ogni persona fluida, che una volta pensa di essere un uomo, a volte pensa di essere una donna, o forse non lo sa mai che cos'è, a partire dai transgenders, avrebbe potuto scegliere in qualunque giorno dell'anno, in qualunque momento della giornata, se cercassi nel bagno o negli spogliatoi delle palestre, delle femmine o dei maschi. La stessa discussione, stravagante sino al punto da assumere il contorno di patologie mediche, era avvenuta appunto nel Parlamento italiano nel lontano ottobre 2006. Allora, il noto transgender italiano Vladimiro Guadagno, in arte Luxuria, voleva pretendere di recarsi nei bagni delle colleghe deputate femmine. Si alzò un legittimo putiferio da parte delle deputate parlamentari che volevano mantenere la loro privacy e soprattutto non trovarsi a condividere i bagni con un uomo di sesso maschile. Ci fu una grande polemica, sicché le cose si accomodarono diversamente dai desideri di Luxuria. A Houston, nei giorni scorsi, poteva accadere anche peggio ai teenagers delle scuole pubbliche e private se fosse passata la normativa. Non vogliamo qui discutere di igiene personale o sulla stessa necessità della privacy, dunque sulla separazione dei bagni tra femmine e maschi. Sembra però opportuno giudicare come anche questo recente e stravagante caso imponga una riflessione. L'ideologia gender mostra segni di intolleranza verso la diversità e la non omologazione. Non si vogliono combattere le ingiustizie che derivano dalle differenze. Tutti infatti apprezziamo le differenze che esistono tra noi, i nostri caratteri, i nostri talenti, i nostri diversi diritti di proprietari, lavoratori o imprenditori, eccetera. No. Quel che si mostra con questa clamorosa discussione è la pretesa assoluta che ogni differenza venga annullata anche attraverso il nuovo ideale coerente apice dell'ideologia gender, il transgenderismo. In una parola,
senza nessuna intenzione offensiva nei confronti di alcuno, potremmo dire che la lotta del cesso a Houston, come a Roma, dimostra quanto alcune ideologie vogliano trascinare l'umanità in un buco scuro, persino maleodorante. Houston, abbiamo un problema, comunicavano gli astronauti dell'Apollo 13 alla base di Houston, dopo che il 14 aprile del 1970 un serbatoio dell'ossigeno esplose a 320.000 chilometri da Terra. Forse un po' di ossigeno manca anche a noi oggi. E io, poiché l'ho sentito più di una volta in una trasmissione radiofonica dire da uno che la teoria dei gender è una invenzione che non esiste, io continuo a dire le cose che sto dicendo da un po' di tempo: la teoria dei gender è un'invenzione di qualcuno, tanto che continuamente si fanno leggi, norme, o si tentano leggi e norme in questo senso. Ripeto, il gender non esiste, come dice questo, ma guarda caso si stanno facendo leggi in questo senso. E l'Italia non è esente, sia ben inteso. Però, come ho detto, io voglio parlare di cose belle. Una ve l'ho già letta, ripeto, sembra una stupidaggine, la lotta del cesso, ma la lotta del cesso non è altro che ciò che mette in discussione, in evidenza, qualcosa di diverso. Estremismo e terrorismo in Iraq non sono certo stati portati dall'ISIS e non costituiscono una novità per le minoranze che vivono nel paese. Ne sanno qualcosa i fedeli di Dora, un tempo affollato quartiere assiro nella zona sud di Baghdad, dove martedì è stata nuovamente consacrata una chiesa distrutta nel 2007. La chiesa, visitata dal nuovo patriarca della chiesa assira d'Oriente, è l'emblema di una storia di persecuzione. Nel 2004 nel quartiere di Dora vivevano circa 20.000 cristiani assiri, quando un gruppo di islamisti cominciò a seminare il terrore. Decine di cristiani vennero uccisi, 500 negozi bruciati in una sola notte, chiese bombardate. Proprio come lo Stato islamico fa ora a Mosul e a Al-Karatian, i musulmani cercarono di imporre ai cristiani il pagamento della hizya, il tributo umiliante, e ordinarono che tutte le donne non sposate fossero date in moglie ai musulmani. La conseguenza di questi attacchi si può immaginare. I fedeli se ne andarono e su un quartiere cristiano di 20.000 persone ne rimasero poche centinaia. La chiesa principale del quartiere, quella di San Giorgio, venne attaccata con una bomba incendiaria il 18 maggio 2007. Ma già il mese precedente, ad aprile, gli islamisti avevano rimosso dalla sua sommità la croce. Ieri la chiesa ha riaperto, anche se il segno di speranza è stato stemprato da un'altra brutta notizia. Come riferito ad Asia News da Monsignor Rabban, vescovo di Duboc, nel Kurdistan iracheno, il Parlamento ha respinto un emendamento che avrebbe riportato in parte la libertà religiosa nel paese. In Iraq i minori vengono automaticamente registrati come musulmani, nel caso in cui anche solo uno dei due genitori si converta all'Islam. Le minoranze hanno chiesto che al compimento del 18° anno di età chiunque potesse convertirsi ad altra religione, ma la proposta è stata bocciata dalla stragrande maggioranza dell'Aula. Non è solo un progetto politico, dichiara il vescovo. Ci sono anche le tracce di una religione islamica che vuole eliminare le minoranze. Una fede che ti impedisca di tornare indietro o di cambiare se sei musulmano. Una mentalità che non ha nulla di umano,
ai cristiani non hanno solo tolto le case e i beni, ma stanno togliendo loro anche la volontà, la speranza, la libertà di fede e di scelta per il futuro. Bene, io credo che questo sia una domanda per i tanti cristiani nostri, nonostante questo rinasce la Chiesa. Ma fortunatamente le notizie belle continuano. È un Dio che irrompe negli interstizi della storia, un uomo imbarazzante che si incunea nelle fenditure delle rocce più nervose da scalare, un creatore d'agguati che per braccare la creatura ha deciso di imboscarsi nei luoghi meno simpatici della storia, nella chiesetta di una patria galera del nord-est d'Italia. Ciò che non era mai capitato prima d'ora e dunque non poteva affatto essere calcolato è accaduto a Padova, dove il vescovo Don Claudio Cipolla ha scelto di rendere pubbliche le quattro chiese giubilari per il prossimo anno santo ormai alle porte. Oltre alla cattedrale, la Basilica di Sant'Antonio, la Chiesa di San Leopoldo, il Santuario della Vergine della Misericordia di Terrazza Padovana e, luogo di imbarazzanti imbarazzi, la Chiesetta del Carcere Due Palazzi di Padova. La Chiesa dei Briganti è diventata un santuario. Qua dentro ne vedremo delle belle. È stata la spiegazione teologica che ha fornito ai suoi compagni di galera Alfredo, il sacristano gentiluomo del carcere. I detenuti sono esploratori di parole, sanno darci odori e colori, le pesano col bilancino per paura di esporsi troppo e passare dall'altra parte. Sanno di cosa parlano quando dicono di brigantaggi e di latitanza, ma sanno anche che cos'è la grazia che strapazza e scompiglia, che mette a nudo e soverchia i calcoli. L'aveva già detto Papa Francesco: ogni volta che passiamo per la porta della cella è come se attraversassimo la porta santa. Don Claudio e dei nostri. In loro, carcerati, il senso d'appartenenza è fortissimo. È l'anticamera delle affiliazioni più nefaste, delle associazioni più amicali. Da queste parti il Santo Padre è semplicemente Francesco. E l'arcivescovo di Padova è Don Claudio. Mica mancanza di rispetto, tutt'altro. È che l'odore delle pecore non ammette formalità di circostanza. Qui si combatte tutti la stessa battaglia, quella tra la menzogna e la bellezza, tra Dio e Lucifero. Sotto attacchi di tantissime che negli anni hanno imparato a varcare le porte di questo inferno che è la possibilità di paradiso. La prima cosa che ho pensato quando ho sentito la notizia alla televisione è stata: chissà che cosa dirà la gente, racconta Davide. Poi mi è subito venuta in mente la responsabilità che avremo in quest'anno, attraverso il racconto delle nostre storie, mostrare la fantasia di Dio. Attraverso l'errore, ma evitando l'errore, eccola l'imboscata della misericordia che qui dentro amano nascondere in un suo sinonimo colorato, la fantasia di Dio. Perché questo è il senso che Don Claudio, con un gesto senza precedenti nella Chiesa, ha voluto dare a questa sua scelta. Non tanto una preferenza per il popolo dei carcerati, bensì un'occasione per chi nel mondo è libero. Quasi un invito rivolto loro: andate a vedere le manovre della grazia, entrate là dentro e guardate che cos'è la misericordia di Dio. Non l'elogio del peccatore, dunque, ma dell'esatto opposto, dell'amore che disarma, della vendetta annientata dalla tenerezza, dell'esilio forzato come anticamera della libertà, come nell'antico Egitto. Chi scrive queste righe, là dentro, è il parroco di quella tribù che è più simile alla pecora che fugge che alle 99 che rimangono. Eppure, a starci con loro addosso, ha scoperto la bellezza di quella parabola,
Non è la pecora che chiede di essere salvata, è Dio che si mette a cercarla. Quasi che senza di lei lui per primo avvertisse una mancanza. La pecora manca a lui più di quanto alla pecora manchi lui. A pensarci per più di un istante sembra d'abitare nella terra dell'assurdo. Invece il Vangelo, nella sua rude bellezza, nelle carni di chi si pensava perduto, per tutto un anno andrà ad imboscarsi la grazia. Chi vorrà vedere che faccia abbia il cielo, a Padova gli toccherà d'andare dentro il fango della galera. Qui il giubileo, più che una parola, sarà un accadimento. E per ultimo, voglio leggervi una cosa accaduta. Ancora, immaginate di essere stesi in un letto, alimentati e aiutati a respirare dalle macchine, mentre intorno vi trattano come non foste più delle persone. Come vi sentireste? È esattamente l'esperienza vissuta in prima persona da Kate Hallett, che 4 anni dopo ha deciso di raccontare in un libro in uscita, intitolato I am still the same, io sono ancora la stessa, e in un'intervista all'emittente televisiva australiana SBS. La vita di questa donna inglese, 39enne all'epoca dei fatti, mamma di 3 figli, lavoratrice esperta nel settore del marketing digitale, abituata a correre 100 km alla settimana, cambiò radicalmente il 7 febbraio del 2010. Per 3 settimane la donna aveva avvertito forti mal di testa, ma il medico l'aveva congedata con una diagnosi di sospetta emicrania e la prescrizione di un antidolorifico. Ma solo 5 ore più tardi Kate fu colpita da un ictus causato da un coagulo di sangue formatosi nel tronco cerebrale. I medici si convinsero che la donna, una volta entrata in coma, fosse da considerare totalmente cerebrolesa. In realtà, 3 giorni dopo l'ictus, Kate si svegliò pienamente consapevole, nonostante non fosse in grado di interagire in alcun modo con il mondo esterno. Il suo stato reale era quello comunemente definito come sindrome di locked-in. Puoi pensare, puoi sentire, ma non puoi dire assolutamente nulla, spiega la Kate. I medici invece erano convinti che fosse in stato vegetativo, così cominciarono a trattarla come un pezzo di carne esanime. Ancora addolorata per l'umiliazione subita, Kate ricorda gli infermieri che parlavano davanti a me, che abbassavano le loro aspettative su di me, e racconta che un giorno, per un solo fatto che forse non ero cosciente, fu lasciata nuda sul sedile della doccia per 20 minuti. Fu orribile e mortificante. La descrizione di quei giorni, di quando non potevo respirare da sola ma potevo sentire tutto, è quella di un autentico calvario. Ero mantenuta in vita dalle macchine, dice, e a causa della paura, l'ansia e il terrore che potessero spegnerle, Hallett cominciò ad avere le allucinazioni. Pensavo a cosa sarebbe successo se gli infermieri avessero spento le macchine. Mi sentivo così vulnerabile. È stato un trauma. Ogni notte era una vera e propria battaglia. Ma ovviamente non potevo combattere, non potevo far nulla. Ogni momento era come se il mio cuore stesse per uscirmi fuori dal petto. E anche se i suoi 2 figli più piccoli sono stati meravigliosi, mi sedevano accanto e mi massaggiavano le mani e i piedi. Nessuno parlava davvero a me. Parlavano tra di loro. A restituire a Kate un po' di speranza fu l'unica persona che, pur convinta che la donna fosse in stato vegetativo, continuò a trattarla come una persona, solo per il fatto che c'era.
Mia figlia India aveva solo 10 anni, ma si sedeva al mio capezzale e balbettava, parlandomi dei compiti di scuola e di assolutamente nulla per 45 minuti come se fosse niente. Semplicemente parlava con la sua mamma. Fu così che, vedendo le persone che amavo entrare in terapia intensiva, la Halat cominciò a versare qualche lacrima. E le persone intorno a lei si resero conto che non era una reazione involontaria. L'amica Jackie le mise davanti agli occhi una scheda con l'alfabeto. Mi dissero di provare a sbattere le ciglia. Non riuscivo nemmeno a farlo, ma era come un leggero movimento delle palpebre. Una volta per dire sì e due per dire no. Dopo mezz'ora la donna fu in grado di comporre la parola sonno. Volevo dire loro che non riuscivo a dormire la notte. Fu il momento più euforico. Oggi Kate ha recuperato quasi appieno le sue funzioni, ma non a tutti accade. Per questo ho deciso di fondare un'associazione per aiutare chi non è fortunato come lei, chi non può parlare o camminare. Si deve sempre partire dall'ipotesi che sono tutti consapevoli, fino a quando non si ha la prova contraria, e non viceversa. In un'altra intervista, concessa al Daily Mail, la donna ha aggiunto che le persone mi dicono di non pensarci, andare avanti con la mia vita, ma di quella drammatica esperienza io ho bisogno di parlare. Per le persone che non possono farlo, Kate sottolinea quanto sia stato frustrante per lei il fatto che i medici non riuscissero a rilevare che il suo cervello continuava a funzionare. I dottori dovrebbero fare il test della scala del coma di Glasgow, che serve a controllare lo stato di coscienza. Abbiamo bisogno di un infermiere formato in terapia intensiva che può, quando qualcuno è in stato di minima coscienza, sedersi con lui per 2 o 3 volte alla settimana per stabilire una comunicazione, se possibile, per cercare di calmare il paziente e alleviare le sue paure. Perché sdraiata, immobile, dentro a quel letto c'è una persona emotiva, ma anche una persona fisicamente presente. Come vedete, cari amici, il problema del prendere sul serio la gente è grosso, è vero, perché noi diamo per scontato ciò che non è scontato. Diamo per morto ciò che non è morto, diamo, come ho letto prima, diamo a un bambino, a una bambina, di dover decidere che suo babbo, che si veste e si tratta come una donna, è pur sempre suo padre. Dobbiamo decidere che quello che è vero e quello che è falso, e smetterla di che tutto è uguale, che tutto va bene, non è così, non è così. Ringraziando il cielo, non è così. E io spero che anche con questa trasmissione un poco andiamo in questa direzione e magari qualcuno che ha ascoltato possa, come dire, farsi delle domande. Punto, farsi delle domande. Bene, io sono Ivano, regina Web Radio, Parole in Libertà è terminata anche oggi. Un saluto e un abbraccio a tutti da Ivano e da Regina Web Radio. Ciao a tutti.